Giuseppe Sgorbati, che è il direttore tecnico scientifico dell'ARPA Lombardia, che ci parlerà di modalità dei controlli, nuove modalità dei controlli attraverso droni e osservazioni aeree. Visto che vi parlerò di tecnologie, mi faccio sistemare la tecnologia qua Esatto. così. Aspetta, esco. Allora, qui non c'è. Aspetta, se arrivasse. Scusami, siamo senza mouse. Siamo sempre senza Senza mouse. mouse. Me lo metti in modalità, per Adesso favore, gli chiederò. schermo? Capisco perché non funziona più il mouse. Perché l'ho toccato io, forse. Ho l'impressione che dovrei andare. Non è facile. Ecco, ci sta. Non abbiamo più il mouse sulla. Per chi non crede nella collaborazione agenzie ISPRA c'è un chiaro esempio in cui poi deve naturalmente arrivare un soggetto terzo a risolvere il problema. Questa me la metti in modalità presentazione. Perfetto, grazie. Bene, tema goloso, tema pratico, tema che cerchiamo di inserire in un contesto naturalmente. Non ho saputo sfuggire alla moda di inserire qualche elemento logico per capire come inquadrare il tema di cui parleremo. Cercheremo di inquadrarlo per obiettivi, come dovrebbe essere un po' tutta la nostra attività in qualche modo, e avendo presente che naturalmente gli obiettivi possono essere raggiunti attraverso strumenti logici essenzialmente, strumenti che ci aiutano a fare delle scelte, a prendere delle decisioni, delle linee guida. Il sistema in questo dovrà prodigarsi parecchio nei prossimi anni. Naturalmente poi abbiamo anche le cose pratiche, concrete da fare, per cui il supporto della tecnologia, ma tante volte però ci dimentichiamo una cosa, che se tutte queste cose poi non convergono in un quadro di organizzazione reale e non sono capace addirittura di modificare l'organizzazione, non andiamo da nessuna parte. Abbiamo molti casi in cui abbiamo stratificato prassi, attività, nuovi strumenti, senza che però avessero un reale dispiegamento per una serie di motivi, compresa quella che è la naturale resistenza al cambiamento che è presente anche nelle nostre organizzazioni. Per cui pensiamo prima di tutto che quando vogliamo introdurre un qualcosa di nuovo e fare realmente innovazione, dobbiamo pensare anche all'organizzazione, come questa cosa accadrà all'interno della nostra organizzazione. Sull'innovazione vale la pena e sul controllo in particolare, di parlare rapidissimamente di strumenti logici. Quando arriva una raccomandazione comunitaria del 2001 che parla dei requisiti minimi di controllo, quando arriva la direttiva IED, parliamo essenzialmente di uno strumento logico, di una serie di indicazioni che però poi deve essere declinata all'interno del sistema con degli strumenti specifici. Abbiamo lavorato parecchio sul sistema di controllo per le aziende AIA e un tool che deriva da un'esigenza che è legata ad un obiettivo di carattere strategico. Anche noi in Italia non ci siamo fatti mancare però degli strumenti logici importanti, spesso dimenticati, la legge 5 Semplifica Italia, la legge 35 sulla semplificazione dei controlli, sulla trasparenza, scusate, che è evoluta poi anche in linee guida specifiche, addirittura quasi fossero un allegato della legge, per cui strumenti che hanno a che fare con logiche. Vogliamo però parlare oggi di qualcosa di più concreto, se vogliamo, di tecnologico, come le logiche possono essere supportate con quello che l'innovazione tecnologica ci propone. E prenderemo a riferimento l'approccio dell'osservazione terrestre multilivello, che è quella che ci permette di valutare il territorio dal punto di vista morfologico su diverse scale. Da molto distante, quello che vediamo con i satelliti, fino a quello che possiamo vedere molto vicino con strumenti volanti a disposizione di tutti noi, come sono ad esempio i droni. Però ci dimentichiamo frequentemente che tutto ciò non avrebbe logica, ovvero assume una logica molto più forte se viene inquadrato in uno schema di quella che viene
un po', come dire, per moda chiamata la geospatial intelligence, cioè la capacità di associare dati a terra alle informazioni visive territoriali che abbiamo con gli strumenti morfologici di cui parlavamo prima. Per cui dovremmo sempre parlare più di geospatial intelligence di non quanto parliamo di osservazione terrestre, perché quello che interessa a noi è l'interpretazione di quello che vediamo, perché di cose ce ne sono parecchie da vedere dal cielo, e cerchiamo il classico ago nel pagliaio, allora qual è la logica attraverso il quale caviamo il famoso ago dal pagliaio. Per cui, ancora una volta, informazione insieme a dati logici che si accoppiano tra di loro per rendere sinergica e fare veramente un dispiegamento delle utilità che possono essere ricavate. Le risorse dell'osservazione terrestre, provider di servizi aerospaziali, potete trovare, fra virgolette, gratis sul mercato, oppure acquistare prodotti che derivano dalla presenza nello spazio di molte migliaia di satelliti osservazionali, buona parte della quale militari, che vengono però utilizzati anche con immagini degradate per usi civili, piuttosto che non satelliti specificamente concepiti per il civile come quelli del programma Copernicus, che però purtroppo non hanno la capacità di darci una mano proprio sul tema dell'alta risoluzione, che è quello che interessa a noi morfologicamente. Più recentemente però si sono inseriti gli oggetti volanti, quelli che ognuno di noi può con qualche migliaio di euro, addirittura di meno, comprare, usare. Attenzione, sono varie classi, categorie di strumenti molto ben ormai sviluppati tecnologicamente per applicazioni molto diverse. Non pensate di comprare il drone del modellista dell'angolo, vi può dare magari degli eccellenti risultati in un'attività, ma non servirvi niente. Per cui questa immagine rappresenta, non so quanta parte ne vediate, poi vedrete le slide, quella che è la nostra piccola flotta di ARPA Lombardia, che si è dato un programma di sviluppo proprio dell'osservazione terrestre, e abbiamo un hangar pieno delle principali tipologie di droni. Non ci sarebbe mai venuto in mente, per intenderci di mettere insieme questo hangar se non avessimo avuto delle capacità, delle esperienze nel campo dell'osservazione terrestre, l'altra, quella da satellite, perché una buona parte della cultura è sovrapposta, anche se vedremo ci sono differenziazioni considerevoli. Abbiamo preso riferimento, naturalmente, per fare degli esempi, un tema emblematico, quello dei rifiuti. Ancora una volta, basiamoci sulla concretezza per poter vedere meglio esempi di come impiegare questi oggetti. Ponendoci l'obiettivo di fare una discussione basata su quattro obiettivi che possono essere in qualche modo conseguiti con l'uso dell'innovazione tecnologica basata su questi strumenti. Rendere efficiente ed efficace il processo di controllo in situazioni logisticamente molto complesse, ottimizzare le azioni di controllo in situazioni di rischio, svolgere indagini per la ricerca di situazioni di legalità, svolgere un'azione preventiva e ottimizzare l'efficacia dei controlli attraverso azioni di sorveglianza. Ho lasciato questo tema per ultimo perché è quello che mi sta forse, che dovrebbe starci forse più a cuore, perché c'è insito il tema anche di un'azione di prevenzione nel controllo del territorio che va sviluppata, e qui vedremo, abbiamo delle enormi opportunità per poterlo fare. Allora, parliamo naturalmente prima del tema della logistica, quantomeno in ordine come ve le ho messi, e vi racconto in non più di un minuto un'esperienza che abbiamo condotto sul controllo di un impianto per la gestione di rifiuti. Centinaia di migliaia di metri cubi, c'era un tema di ispezione, c'era un tema innanzitutto di capire quali fossero i volumi effettivamente gestiti, oltre altre caratteristiche dell'impianto. L'osservazione satellitare non ci dava grandi aiuti in questo, perché anche la risoluzione massima ottenibile 20-30 cm sia un'immagine 2D che ci dice molte cose, ma non ci diceva quello che ci interessava. Tenete conto, tra l'altro, questo è un altro ragionamento che dovremmo riprendere, buona parte delle immagini che vedrete in questa presentazione sono immagini acquisibili gratuitamente da un service provider elementare che è Google Earth,
che contiene tra l'altro una scalatura temporale all'indietro delle immagini accumulate, no? E, con risoluzione di grado semi-militare addirittura in certe occasioni. Per cui chi vuole incominciare a fare delle esperienze in casa con l'osservazione terrestre lo può fare adesso, non c'è bisogno di aspettare chissà quale convenzione, rapporto. C'è un problema naturalmente di partnership e di allenarci assieme. Chi ha un po' più di esperienza può mettersi a disposizione degli altri. Il sistema nazionale è un incubatore per queste esperienze, naturalmente. Però non stiamo parlando di qualcosa né che costa fino a questo livello, né che richiede tempi esagerati per essere dispiegato. Naturalmente il livello di risoluzione satellitare non è sufficiente, abbiamo deciso di conseguenza di affrontare il problema con un oggetto che abbiamo comprato, un drone in grado di essere pilotato automaticamente secondo determinate pre-setting nella valutazione, nella visione dell'impianto. Sono state fatte 777 immagini in automatico, circa 14 GB di immagini, che sono state collazionate tra di loro per costruire un modello tridimensionale in realtà virtuale dell'impianto, no? Il quale ci ha permesso naturalmente di fare tutta un'altra serie di valutazioni, un modello tridimensionale con una precisione di 2 centimetri. Chi ha avuto a che fare con il tentativo di misurare volumi di rifiuti con altri mezzi sa di che cosa sto parlando dal punto di vista delle eccezionali prerogative in termini di precisione. Avendo in casa naturalmente il modello tridimensionale è possibile fare qualsiasi valutazione geometrica, estensione, pesi, eccetera, volumi, scusate. Queste sono immagini digitali ricostruite dal modello di cui vi parlavo, per arrivare poi a fare la stima della presenza dei materiali nell'impianto. 496.000 metri cubi misurati con 1 ora e 20 di volo. Chi ha lavorato in questa logica, poi naturalmente c'è del post-processing, eccetera, però sa che poco poco un'indagine del genere ti ferma l'impianto per 20 giorni o un mese, e te lo ferma l'impianto. Qui abbiamo lavorato in 1 ora e 20 per fare una misurazione di 496.000 metri cubi di materiale con la precisione dell'1,2%. Punto. Qui mi fermo perché credo di aver già detto parecchio. Naturalmente la tecnica è applicabile anche in altre situazioni, come quelle di scariche, sia in esercizio sia chiuse, ancora una volta con precisione dell'ordine percentuale. Ad una cifra, tempi di acquisizione molto bassi e restituzione molto efficace sia negli scenari amministrativi ma anche negli scenari giudiziari naturalmente. Un'applicazione complementare che è stata sfruttata in questo caso è stata la rilevazione con infrarosso termico dei confini della discarica di cui vi ho appena fatto vedere la ricostruzione 3D per la ricerca di perdite di eluati che normalmente hanno una temperatura maggiore anche qui. C'è un tema naturalmente da sviluppare tecnologicamente però estremamente efficace rispetto a quelli che invece è un approccio puramente terrestre, da sviluppare, ma ci sono dei buoni presupposti anche su questo tema. Secondo, ottimizzare le azioni di controllo in situazioni di rischio. Stiamo ancora una volta parlando di rifiuti, di un deposito che abbiamo dovuto indagare su richiesta della Procura, un sequestro, un abbandono, un fallimento, insomma le cose che la nostra Italia deve molto frequentemente naturalmente scontare. Ancora una volta, primo un approccio sinottico satellitare per sapere di cosa stiamo parlando, della valutazione addirittura attraverso tecniche, una semplice immagine di cui vi parlavo prima, del rischio ambientale non solamente immanente ma del danno ambientale in atto, vedete una situazione di degrado addirittura della vegetazione dovuta alle perdite delle cisternette del deposito di cui vi ho fatto vedere l'immagine, per cui una valutazione sulla prioritizzazione degli interventi può essere fatta anche attraverso indicatori territoriali complementari come questo. E ancora una volta la ricostruzione con una serie di voli, un'oretta di volo, mettiamolo così, del modello digitale dell'impianto che vi potete portare a casa, ci potete camminare dentro, potete valutare punto per punto dallo schermo del vostro computer in realtà virtuale quello che è la realtà dell'impianto, per poi mirare dei controlli e più specifici, ancora una volta in alta risoluzione, attraverso gli apparecchi volanti di quello che effettivamente vi trovate dentro, senza esporre l'operatore al rischio di esposizione a sostanze pericolose,
che in questo caso erano evidentemente non solamente immanenti ma anche presenti e fuori controllo, visto anche il danno alla vegetazione che era stato constatato. Un'altra cosa interessante, ancora una volta attività complementari poi vanno valutate. Questa un'immagine ripresa con questo reticolo dipende dal fatto che stiamo parlando di un drone di quelli che noi chiamiamo inarrestabile, sta dentro una palla di una trabriazione di carbonio in maniera tale che se urta non si ferma. Questa cosa permette di fare ispezioni anche all'interno di impianti piuttosto che non di essere impiegato anche in operazioni di ricerca di protezione civile. Questo oggetto ad esempio ha una capacità di ripresa contemporanea nel visibile e nell'infrarosso, no? Allora l'immagine del livello di riempimento dei serbatoi è immediata e ci permette di complementare l'indagine con altre valutazioni, un filo più sofisticato. Tutto da sviluppare naturalmente, anche questa attività. L'altro tema molto, molto importante, svolgere indagini per la ricerca di situazioni di illegalità. È un tema così grosso che è quello che tratterò più brevemente. È un tema che implica un rapporto con le altre forze dell'ordine, implica un rapporto con l'arma dei carabinieri, naturalmente, implica forme di collaborazione su livello tecnologico molto elevato, implica il fatto che non possiamo aspettare che contratti con università o altre cose del genere forniscano i prodotti che devono essere utilizzati per le nostre attività. Ci sono già esperienze, vanno sviluppate nel sistema. Credo che questo tema vada al più presto sollevato, forse anche nell'ambito di quella convenzione tra Sistema Nazionale e Arma dei Carabinieri, che trova un terminale attivo importante per condividere le esperienze e sviluppare questa attività in modo veramente efficace. Questo è un esempio di una indagine che abbiamo svolto per Nucleo di tutela ambientale dei carabinieri, CCTA, ex NOE, naturalmente all'interno di un'indagine giudiziaria. Ci era stato richiesto di fornire la nostra idea su come ricercare in una specifica zona se vi erano stati degli interramenti di rifiuti. Domanda molto complessa a cui dare delle risposte, però le tecniche che abbiamo proposto all'arma e alla magistratura ci fanno vedere ad esempio come certi livelli di osservazione, a questo punto però implementati su piattaforma aerea, no, visto il tipo di strumentazione che è necessaria, permettono di mettere in evidenza le manipolazioni del sottosuolo anche se il suolo, la parte superiore, sembra integra. E questo naturalmente, come dire, tanti sospetti poi fanno una prova, ma dobbiamo lavorare con l'osservazione terrestre proprio su questa idea. Per cui informazione morfologica nelle diverse aree del visibile e del non visibile acquisibili con questi strumenti, accoppiamento con i dati di terra, geospatial intelligence. Allora lì veramente poi riusciremo ad avere dei risultati. Credo che su questo tema dovremmo, del supporto alle indagini per situazioni di illegalità di questo tipo, dovremmo fare un focus molto forte, specifico, proprio all'interno dell'istanza di cui vi parlavo. Ma arriviamo alla cosa che vi dicevo, in qualche modo ci sta più a cuore. Stiamo sviluppando un progetto apposito in Lombardia, stiamo discutendo proprio con le nostre direzioni generali per fronteggiare anche attraverso azioni di osservazione terrestre il tema che ha colpito tutti noi degli incendi nei depositi dei rifiuti alla fine. Per arrivare a quelle conclusioni, che l'osservazione terrestre è molto utile dopo, andando ad osservare dopo attraverso quelle sequenze temporali open source di cui vi parlavo, no? Si capisce che non poteva capitare nulla di diverso di quello che poi è capitato, un po' come gli attentati delle Torri Gemelle. Alla fine si va molto in fretta, no? A ricostruire all'incontrario la sequenza. Ma la domanda è, ma quella sequenza non può essere utilizzata invece anche non solamente retrospettivamente ma anche prospetticamente? La domanda è sicuramente sì. Il problema è che abbiamo a che fare con un grande pagliaio degli aghi, per cui ancora una volta qual è la logica attraverso le quali possiamo essere aiutati nel fare questo tipo di indagini che permettono sicuramente ad un'azione di prevenzione del territorio, anche nel senso di deterrenza. Ditegli ai cittadini e ai meno virtuosi per i nostri cittadini che
c'è qualcuno che li guarda da quelle parti. Magari certi problemi si potrebbero, non dico risolvere per conto loro, ma sicuramente qualche scrupolo a mettere in atto tecniche criminali, quelle di cui parleremo adesso, qualche scrupolo in più viene fuori. Ricostruzione retrospettiva di una situazione che poi ha generato uno di quegli incendi, giusto per essere culturalmente onesti. L'avevamo detto e ora vediamo cosa ne viene fuori. Questa è un'immagine di un deposito, ancora una volta open source, fonte Google Earth, giusto per chiamare le cose come si, con il loro nome. Una ripresa estratta da Google Earth al 10-8 del 2013, che dimostra una situazione tutto sommato ordinata. Una successiva ripresa del 2016 che dimostra una situazione che sta diventando complicata e più disordinata, ed una ripresa del 2017 che dimostra la completa anarchia in cui questo deposito era caduto. Risultato: è stato programmato un controllo da parte dei nostri colleghi, ma perché era un controllo comunque programmato nell'ambito della periodicità AIA. Il giorno prima del controllo, due giorni prima, l'impianto ha preso fuoco. Forse, l'incendio ha bruciato anche un po' le nostre coscienze da questo punto di vista, no? Perché a questo punto ci si è chiesti per quale motivo non abbiamo usato prima uno strumento che ci avrebbe detto che quell'impianto era un impianto su cui andare a esercitare prioritariamente un'azione di controllo. Un altro caso. Questo invece dimostra di più come stiamo tentando di muoverci per la ricerca di siti potenzialmente critici. Un capannone, campagna della Lomellina, parte sud della Lombardia, ma cosa ci dice un'immagine del genere? Ci dice che questo è un capannone abbandonato, è un capannone in cui non vedo automezzi parcheggiati, vedo un'area degradata. Vedo però che ho dei rifiuti abbandonati sul retro e vedo ripetute tracce di mezzi che comunque vanno avanti e indietro in quest'erba a fare qualcosa. Questa è un'indicazione di primo livello. Questa è un'immagine che deriva dalla campagna di censimento delle capannoni dismessi nella provincia di Pavia, voluta dal prefetto per tentare di mettere un freno al fenomeno degli incendi che si sono verificati con particolari frequenze in quel territorio. Questo è come cerchiamo, ad esempio, di complementare l'informazione terrestre. A questo punto la catena funziona all'incontrario. Ho un censimento che mi dice che c'è un capannone che devo andare a indagare, fra il farlo in 5 minuti dall'ufficio piuttosto che non programmarlo con un'uscita di una persona, facciamo prima l'altro ragionamento, prioritizziamoci attraverso l'osservazione terrestre e le poche persone che abbiamo sapremo meglio dove mandarla a fare i controlli. Questa è la logica naturalmente dell'attività. Un altro esempio, molto rapidamente, capannone dismesso, una morfologica di buona risoluzione di quello che sta capitando. E poi tra l'altro sapete tutti, ancora una volta non sto parlando di strumenti particolarmente sofisticati, ma Street View lo conoscete tutti, guardate che poi non dico naturalmente che ci si possa fare un'ispezione con Street View, però dare quelle quattro informazioni in più che ancora una volta ci permettono di capire dove mandare i nostri colleghi con più efficienza e più efficacia, è questo di cui stiamo parlando, usare meglio le preziosissime risorse che abbiamo utilizzando delle informazioni preliminari. Sorveglianza vuol dire alla fine questo. E questa logica della sorveglianza, per cui della definizione della prioritizzazione sulla base di questi indicatori morfologici territoriali, non è che l'abbiamo nei nostri programmi. Per questo va fatto il ragionamento di vedere l'osservazione terrestre non come un fatto isolato, ma come un fatto che diventi strutturale in un programma di sorveglianza strutturale. Ho finito. Gli esempi si sprecano. Una sola cosa ancora legata proprio ad un'immagine su una situazione che ci dice addirittura che i piani di regolatori potrebbero essere per noi di enorme appoggio per la valutazione di situazioni di possibile rischio, no? Le aree di trasformazione urbanistica sono una firma
per noi su un tema che va valutato accuratamente. Si fa un cantiere, si costruisce un'abitazione, si lascia un'area di complemento di cantiere che viene poi censita e denominata come area di trasformazione. Le case in cui queste aree di trasformazione diventano dei depositi di rifiuti non si contano naturalmente. Siamo andati così avanti anche nella programmazione che vogliamo inserire nell'attività che stiamo svolgendo, ad immaginare addirittura, qui ho finito Alfredo, quello che deve essere uno schema logico ancora una volta perché le nostre organizzazioni possano utilizzare al meglio le risorse logiche e tecnologiche di cui stiamo parlando. Abbiamo detto, se abbiamo un obiettivo di fare sorveglianza con geospatial intelligence, dobbiamo avere la consapevolezza che questo oggetto, questa attività è posta in sequenza con l'attività di ispezione che poi sarà posta a sua volta in sequenza con l'emissione di possibili provvedimenti. Ma noi ci immaginiamo questo, allora, che sia necessario concepire nelle nostre strutture un team che è fatto di chi si occupa di una fase osservazionale e poi di un team di analisti, come si fa in altri settori, magari non solamente civili, che aggiungendo le immagini complementari creano il contesto per l'azione dell'ispettore. E tutto questo va naturalmente a beneficio di quello che poi capiterà per parte delle autorità competenti. Ma lo schema logico poi diventa elementare se abbiamo le idee di come strutturare queste energie. C'è qualcuno che darà dei sospetti su una base visiva, su un elenco di bersagli che vengono comunque indicati da un'indagine preliminare. C'è qualcuno che, avendo avuto poi un'indicazione di un forte sospetto, dovrà reintervenire attraverso dati di terra complementari. Ad esempio, noi stiamo usando molto, in maniera molto efficiente, i contratti dell'energia elettrica, no? Sapere cosa capita in un determinato bersaglio dal punto di vista produttivo o non produttivo, no? Per poi passare naturalmente ad una catena di priorità che a questo punto investe il team ispettivo. Ecco, per cui ancora una volta, qualcosa funziona solo se siamo capaci di inquadrarlo in uno schema tecnologico, logico, ma che ha a che fare con la nostra organizzazione. Senza lo schema organizzativo non si va da nessuna parte. Quando proponiamo ai nostri direttori generali l'acquisto di un oggetto o di un programma, dovremmo anche però contemporaneamente essere in grado di dire che cosa vogliamo, dove vogliamo andare e qual è effettivamente l'impatto sull'organizzazione. Se no, ragazzi, compriamo dei giocattoli e ci fanno divertire per qualche tempo, ma l'investimento è assolutamente in perdita. Per cui attenzione, vogliamo fare una cosa, vediamo sempre l'oggetto nuovo come un qualcosa che si inserisce in un'innovazione radicale della struttura, talvolta anche avendo il coraggio di rimuovere, togliere delle incrostazioni, cambiare delle strutture esistenti per arrivare all'inserimento di qualcosa di più efficace. Ovviamente il principio di gradualità e di partnership sono fondamentali. Il concetto di gradualità in qualche modo è intrinseco in questa presentazione. L'80% del lavoro che vi ho fatto vedere è lavoro che voi potete fare domani dal vostro computer d'ufficio, naturalmente con delle altre aggiunte. Il tema della partnership, naturalmente, di chi vi guida fra colleghi, fra pari, no? a sviluppare gli strumenti, ancora una volta, un richiamo a guardare prima di tutto alle nostre esperienze per vedere quello che poi ci può dare il fuori. Non cancelliamo quello che già abbiamo perché è bello dare all'università tale o tal'altro un certo tipo di ricerca. Ecco, gradualità e partnership sono un po' le parole d'ordine che dovrebbero caratterizzare il sistema nazionale, no? Allora vorremmo anche che venisse caratterizzato in termini pratici, su alcune attività che possono diventare di bandiera, ma soprattutto non perché è bello per il sistema, ma perché è bello per i cittadini. Grazie per l'attenzione. Grazie a Giuseppe Sgorbati. Ci sono osservazioni, domande rapide, ricordando sempre che poi abbiamo un momento di dibattito più ampio. Prego. Piero Persod, direttore tecnico di ARPA Sardegna. Ciao, ciao Giuseppe. Volevo sapere che valutazioni avete fatto, parlo dei droni, sul fatto di cioè avere un servizio interno piuttosto che una prestazione esterna, cioè dal punto di vista economico. Quando abbiamo comprato il primo oggetto,
perché comunque avevamo l'idea di poter prospetticamente addirittura dotare i nostri dipartimenti, per cui dall'interno, no? Ci siamo appoggiati a un fornitore che ci ha dato anche tutta una serie di attività di formazione e di supporto nello startup. Poi naturalmente dipende qual è il programma che tu ti prefissi di utilizzare. Se vuoi utilizzare questi strumenti anche per un'emergenza, non lo so, no? Però è chiaro che devi averli a casa, non puoi avere un contratto dall'esterno. Ci sono aree d'attività in cui hai attività programmata, naturalmente, in cui un contratto esterno ti può dare una mano, però la nostra esperienza è che è opportuno perlomeno una base di conoscenze tecnologiche averle in casa per sapere anche meglio che cosa fa eventualmente un fornitore o che cosa chiedere al fornitore esterno. Prego. Bene, grazie.